Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato. Chi invece si umilia sarà esaltato. Oggi allora possiamo chiederci, ognuno di noi, nel nostro cuore, come sto a umiltà? Cerco di essere riconosciuto dagli altri, di affermarmi ed essere lodato, o penso piuttosto a servire? So ascoltare come Maria, oppure voglio solo parlare e ricevere attenzioni? So fare silenzio come Maria, oppure chiacchiero sempre? So fare un passo indietro, disinnescare litigi e discussioni, oppure cerco sempre solo di primeggiare? Pensiamo a queste domande, ognuno di noi. Come sto a umiltà? Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il segreto del suo successo sta proprio nel riconoscersi piccola, nel riconoscersi bisognosa. Con Dio, solo chi si riconosce un nulla è in grado di ricevere il tutto. Solo chi si svuota di sé viene riempito da Lui.